Avete dei dubbi sul noleggio batteria e magari questa cosa vi ferma nell'acquistare un'auto elettrica anche usata? Seguite questo video che magari la mia esperienza potrebbe esservi utile. Eccoci in un nuovo video in cui parliamo anche questa volta di mobilità elettrica, un po' perché mi sembra che sia un argomento un po' più interessante rispetto agli altri argomenti che ho trattato tra noi, un po' più intimi che siamo su questo canale, e un po' perché volevo vedere se poteva essere utile, dato che nei forum ne ho visto parlare parecchio, il discorso del noleggio batteria, di come si gestisce la pratica per il noleggio batteria, che ad esempio io avevo della Twizy. Prima però volevo fare più che un passo indietro, diciamo un quadro generale di come è nato il discorso del noleggio batteria e di come poi alla fine quello che poi sappiamo e che leggiamo su internet, sui vari forum, eccetera, come funziona in Italia, perché poi ogni nazione, diciamo, si è un po' regolamentata con sistemi diversi. Ho trovato in questo libro qui, Volt. In questo libro si parla di argomenti validi che riguardano appunto l'auto elettrica. Fa tutto un viaggio in Cina, in America, eccetera, partendo da Volt, che non so se vi ricordate, è l'auto della Chrysler, quella che uscì all'inizio, a fine dei primi anni 2000, quella che poi in Europa è l'Opel Ampera. Che chiaramente Chrysler fece questo progetto per realizzare un'auto elettrica in sostituzione dell'auto termica. E infatti tutto ciò che viene approfondito in questo libro qui è interessante perché riguarda argomenti che hanno a che vedere con l'elettrificazione della mobilità, ma sono messi in un contesto, secondo me, poi ripeto la mia opinione, errato, cioè nel contesto della sostituzione dell'automobile mandata invece che a succo e dinosauro a elettroni. E quindi la sostenibilità effettivamente si va un po' a friggere. Il fatto che il mercato dell'auto sia in crisi non è come dice quello là che sta alle Canarie e che dice noi italiani siamo tutti scemi perché si sta in Italia a pagare le tasse, lui invece è furbo perché siccome ha guidato 20 anni, 30 macchine, è l'esperto di mobilità e c'è il garagino e ci dice: ah sì, l'auto elettrica è fallita. Non è che l'auto elettrica è fallita, è che l'auto è fallita perché è un sistema di mobilità dei primi del Novecento e che oggi è insostenibile, ma non solo dal punto di vista ambientale, è insostenibile dal punto di vista sociale, è insostenibile dal punto di vista economico, è insostenibile da tutti i punti di vista. È chiaro che l'auto elettrica che sostituisce quel rapporto 1 a 1 l'auto termica è finita, non ha senso comunque. Però il concetto è un altro. Il concetto è quello di dotare l'auto, cioè di inserire l'auto elettrica all'interno di un sistema sociale, culturale, economico, ambientale diverso da quello che c'è adesso. C'è bisogno di uno sforzo per cambiare, diciamo, quello che il sistema che stiamo portando avanti oggi, come succede un po' ovunque, nell'economia circolare, nell'industria, nell'agricoltura, nell'alimentazione. Cioè, non è che oggi o domani dobbiamo essere tutti per forza vegetariani, ma ci sono dei sistemi che sfruttano al massimo gli allevamenti, che sono altamente inquinanti, che producono tot quintali di cibo e la metà sono già scarta. Bisogna un po' ripensare tutto, un cambio di paradigma. Cosa ho letto in questo libro? Praticamente, una delle varie interviste interessante dice che lui va a Tel Aviv, agosto 2010, e incontra questo tizio che si chiama Sai Agassi, nato a Israele nel 68, in una famiglia di imprenditori barra inventori, ha inventato un sacco di roba, varie aziende che hanno a che fare con l'alta tecnologia, e che ha inventato, elaborato e poi rivenduto, eccetera. Nel 2003 lui decide, va nella Silicon Valley e vede
praticamente conosce Tesla, che siamo all'inizio. Tra l'altro, qui nel libro intervista Elon Musk e praticamente dice che bischero, nel senso che dice: ma perché ha utilizzato tutti i suoi miliardi per fare un progetto fallimentare? Poi abbiamo visto che nel giro di pochi anni è cambiata completamente la storia. Infatti, dicevo, quello che dice qui non tiene conto di un'evoluzione tecnologica dal punto di vista delle batterie, dal punto di vista di qualsiasi cosa, che praticamente a oggi è già vecchio, nonostante sia passato meno di 10 anni da questo libro. Praticamente, tornando a noi, questo Agassi, non so come si pronuncia perché è israeliano. Gli viene in mente che la batteria nell'auto elettrica è troppo costosa e quindi sostiene, dice, invento un'azienda che produce batterie e poi i vari produttori semplicemente venderanno l'auto e basta e le batterie verranno volta a volta inserite e tolte. L'idea è anche buona perché l'idea era quella di dire facciamo dei mega, insomma, degli spazi in cui abbiamo tutta una serie di batterie in carica, magari tramite fonte rinnovabile, e l'utente medio, se viaggia per qui, si carica la sua batteria a casa, altrimenti, quando fa il viaggio lungo, si ferma in questo centro di sosta di stoccaggio batterie, che viene tolta la vecchia batteria, cioè quella scarica, e ne viene inserita una carica. L'utente paga solo un noleggio batteria, la batteria non è sua, quindi anche se la batteria che mette magari è un po' peggio dell'altra, il prossimo rifornimento ne sostituisce un'altra e così via, e resta tutto un carico alla società delle batterie. Va a cercare Agassi i costruttori di auto, in Cina comincia ad avere successo, comunque tanti costruttori cinesi appoggiano questa idea, da noi arriva insieme al gruppo Renault e Nissan. Problema è che non si sa come, non si sa perché, lì non lo spiega, questa azienda fallisce. Però ormai Nissan e Renault hanno iniziato la linea produttiva, perché non è che oggi progetto un'auto e domani ce l'ho, no, ci vuole degli anni prima di sviluppare tutto l'indotto e tutto il resto. Infatti, se voi guardate esteticamente, perché poi non fu fatto così, la Twizy era proprio fatta in maniera da poter togliere dietro e scarrellare la batteria come un telefonino. La Zoe doveva essere una cosa similare, che poi invece, quando diciamo si cominciò la produzione, ormai lui era fallito e la Renault, però, come all'inizio anche la Nissan, poi la Nissan piano piano si è distaccata, aveva dato questa opzione di dare, anzi, opzione all'inizio era proprio obbligatorio. Tant'è vero che ci sono dei forum in cui si parla giustamente di contratti capestro che non si capisce sul discorso del noleggio batteria, quando uno finisce il noleggio deve dare indietro l'auto, però l'auto è sua. Poi la Renault ha corretto il tiro e ti dice va bene, allora comprate la batteria. Ma questo, diciamo, è un altro ramo ancora. Quindi cosa è successo? Io ho acquistato la Twizy usata. Se passate da un concessionario, vendita, acquisto, rivendita, un'altra volta il concessionario, problemi non ci sono. Fa tutto i concessionari. Chi più chi meno ne capisce, ma insomma è così. Se fate da voi, ho letto nei forum, tanta gente dice è impossibile, è un casino. Sì e no, nel senso che come tutte le cose all'italiana, non so gli altri paesi chi gestisce queste cose, ma chiaramente in Italia chi gestisce il contratto noleggio è un'azienda che è bravissima a fare contratti, capreste o meno, ma insomma dal punto di vista legale è brava, dal punto di vista tecnico e pratico non ha, cioè anche se lo sa, chiaramente chi ha il telefono con l'utente non sa assolutamente nulla. Infatti, chiamo, dico: guarda, ho venduto l'auto. Bene, ti dicono loro: ti si manda il kit di passaggio del contratto, ti mandano dei fogli. Fogli che sono tutti da riempire da parte di chi acquista, perché devi fare un nuovo contratto. In fondo al foglio ti devi aggiungere solo tuo nome, cognome, il telaio, il numero del contratto e i chilometri fatti, perché chiaramente in base al contratto che hai ti dovrebbero poi mandare una fatturina d'aggiustamento se è sforato di poco qualche chilometro rispetto al piano che avevi di ammortamento della tariffa, insomma. E così viene fatto. Fortunatamente chi acquista la mia macchina è una persona educata e gentile. E il primo mese trovo l'addebito lo stesso del contratto. Sicché chiamo
l'acquirente che mi dice: no, ma guarda, ti mando il contratto, io ho già pagato anch'io, si sta pagando in due lo stesso addebito. Se ti scrivi una mail, nessuno ti risponde, dice: vabbè, per un mese ci sta, poi tanto ci avranno da farmi. Secondo mese, riceve un'altra volta un altro addebito. Telefoni, numero verde, che poi il numero verde è un numero fisso, ma insomma, vabbè, ti rispondono: ah sì, facciamo, sì, certo, tutti gentili, certo, beh, pensi di aver risolto. Terzo mese, ribling. Terzo mese è che fa, chiami: ah sì, guardi, vi scrivo anche, li dovete dire, perché se no, sì, ma ci mancherebbe. E gli scrivi la mail inviando il tuo contratto, inviando il contratto che ti ha mandato l'altro, dicendo: guarda, questo paga, ma paga anch'io, ma chi è che deve pagare? Perché se pago io, lui perché paga, o viceversa, siccome la macchina l'ha presa lui, io devo avere il rimborso. Nessuno ti risponde. Quarto mese e così via. Quinto mese, sesto mese. Al sesto mese, telefonate, sì, mail, nessuno risponde. Uno un po', no? Comincia a dire: come? Ci ha tirato fuori 300 euro che non spettavano più a me, quell'altro giustamente paga. Allora qual è il trucco? Il trucco è che voi andate in banca e dite a quella banca: c'ho il read bancario, bene, levalo e vedi se puoi recuperare anche la rata precedente, di solito sì, te la recuperano. Tempo 3 giorni, ti chiamano loro, allora ti chiamano loro, e non è più, è lo stesso numero, la stessa agenzia, ma non è più l'omino del call center che ti dice sì, è quello illegale, diciamo, quello che poi passa dalla pratica al legale, e ti dice: ma qui ci sono degli insoluti, ti attacca con la vocina subito, ma lei fa degli insoluti, stia attento perché noi dal terzo giorno c'è la mora. E allora lì ti sfoghi, giustamente, perché dici, con educazione uno si sfoga, dice: ma scusate, ma tutta la a pigliare il vostro computer, leggete le mail che vi ho mandato. Alla fine lì si scusano e ti mandano una mail e ti dicono: ci può mandare l'IBAN perché dobbiamo fare il rimborso? E te gli rispondi giustamente: guardate, io l'IBAN ve lo mando, ma e ce l'avete voi, perché mi avete fino ad ora preso i soldi, mi dovete ridare la differenza, non è che ci vuole una scienza. Comunque gli rimandi l'IBAN, passa un altro mesetto, non c'è più l'addebito perché chiaramente è fermato lì, aspetti, perché giustamente aspetti. E dal sesto, settimo mese, ottavo mese comincia e ritorna il rimborso. Torna il rimborso e pensa che è più sulla situazione. Se non che, dream, ti richiamano loro. Risponde un'altra signorina dell'ufficio legale e dice: guardi, ci sono 3-4 insoluti, noi ora procediamo con la pratica legale, si ricordi che ci sono i costi legali. E allora lì, a riborda, ti risfoghi un'altra volta. Però a un certo punto gli dici anche: guardate, se mi continuate a chiamare, ora il legale lo metto io, perché avete verificato che non è che ormai il contratto è chiuso, che io ho pagato 5-6 mesi in più di quello che dovevo fare, mi avete accordato il rimborso, tra l'altro col corretto conguaglio, quindi ma cosa mi state a richiamare a fare? E sembrerebbe a oggi, dopo circa un anno, no, ma insomma 8 mesi, 9 mesi, che la situazione sia risolta. Quindi non è impossibile, non demordete, purtroppo in Italia è così, ma non è così per loro, poveracce, è così ovunque, è così per un contratto telefonico, è così nel comune, è così nella scuola, è così ovunque è così. Perché? Perché le leggi non sono chiare, perché chi lavora lì magari è un consente che lavora 6 mesi, un anno, e poi comunque magari perché la loro specializzazione saranno bravissimi a fare i contratti, ma poi se gli vai a spiegare cos'è, chi te l'ha cambiato il contratto, questo non sa usare il computer magari, o non è arrivata la comunicazione, quindi la cosa è molto fariginosa e complessa da questo punto di vista, ma non è possibile, è facilmente fattibile. Ultima cosa da dire, come sempre il mio pensiero, ripeto, delle volte ho visto i miei video, delle volte mi avete scritto e dicevo: ma questo video sono discorsi da bar. Sì, è vero, sono discorsi, cioè, diciamo, faccio dei video così per divertirmi e vedere se si riesce a dare delle informazioni che potrebbero essere utili alla gente e magari attivare un attimo il dibattito, ma in maniera bonaria, perché magari voi avete avuto un'altra esperienza, nessuno di voi l'ha fatta, nessun video, magari poi mi scrive e dico: oh, io ho fatto così, ah, ganz. E magari ci si trova d'accordo, si potrebbe fare anche un video insieme o qualcosa del genere per spiegare cose che potrebbero essere utili, non dico un tutorial, ma insomma qualcosa che è un modo, diciamo, di procedere che ci possa tornare utile.
E quello che volevo dire è che alla fine, in questo campo, secondo me, poi ripeto, andate a sentire i vostri ingegneri, chi vi pare a voi, però in questo campo al momento c'è un'evoluzione tecnologica talmente veloce e se noi andiamo a mettere qualche dato insieme da semplici cittadini, da negoziante, da massaia, possiamo vedere che forse oggi il noleggio batteria non a tutti può convenire, ma nemmeno l'acquisto dell'auto, ma in generale. Ma perché qual è quel bene che voi acquistate, indipendentemente che sia elettrico o meno, voi acquistate a 30-40 mila euro, appena esce il concessionario già perso il 22% che è l'IVA. Poi nel giro di 5 anni si svaluta e non vale più niente. Cioè, se dovete fare un investimento, investite nel mattone, o anzi meglio, nella terra nuda, nella terra da coltivare, negli oliveti, che oggi non costano nulla. E abbiamo visto ci sono dei progetti interessantissimi per farle sfruttare, ma o nelle vigne anche, potrebbe essere, secondo dove siete in Italia. Ma invece magari può essere utile il noleggio batteria per chi usa poco la macchina e la cambia spesso, perché magari dà una garanzia all'acquirente, cosa che per esempio oggi abbiamo visto con il gruppo PSA sulla Citroën e sulla Peugeot. Questa cosa qui nelle nuove elettriche loro lo fanno già senza darvi, cioè vi danno la macchina, la batteria e poi all'acquirente dopo danno già la certificazione della batteria usata. Quindi un po' questa cosa qui andrà piano piano a svanire. Altrimenti, secondo me, a mio parere, quello che conviene è noleggiare tutto, noleggiare proprio tutta la macchina con un leasing, con una forma di tanto oggi ci sono mille forme. Uno paga un tot al mese e dopo 5 anni, diciamo. Ha la possibilità di continuare a pagare questa rata e la macchina la sostituisce. Ripeto che per la mobilità in futuro, la mobilità sarà fatta tutta sulle piccole distanze con mezzi pubblici o la bicicletta. Questa è mobilità sostenibile, davvero. Oppure sulle lunghe distanze con il treno. Chiaro, in Italia avanti, però insomma, si arriverà a questa direzione qui. Guardate se qualcuno di voi conoscete che abita all'estero, che abita in Francia, a Parigi, a Londra, a New York, a Barcellona, a Berlino, ma chi è che c'ha la macchina? Chi lavora e abita lì? Nessuno. Al massimo la noleggiano per un giorno, un'ora o un intero weekend. Dicevamo, perché appunto il concetto di automobile, come diceva Leo del Garage, è morto, ma non perché elettrica, perché è morto, non entrano più da tutte parti, inquinano, cioè è un concetto diverso. Resteranno invece le auto e saranno auto elettriche per ovvi motivi, perché su 24 ore al massimo si usa un'ora sola al giorno la macchina, quindi è inutile che ci siano due macchine per famiglia, ma saranno macchine condivise. Come infatti Tesla sta pensando ai robotaxi dal 2023 e 2025, roba del genere. Che quindi chi acquisterà l'auto non solo la comprerà, ma potrà entrare in questo network e darle un affitto come taxi robotico e quindi anche guadagnarci. E poi l'auto elettrica ci servirà, abbiamo detto mille volte, come batteria tampone per lo sviluppo ulteriore delle energie rinnovabili. Se domani avremo ancora più energia rinnovabile sul territorio e le abitazioni e consumeranno ancora meno energia, anzi, spesso la produrranno, spesso durante il giorno, quando non c'è nessuno in casa, ci sono pannelli fotovoltaici magari che producono e la casa ha un imbuto termico ottimale. Quell'energia lì dove va? Sì, va in rete, ma se poi non c'è il consumo, come succede delle volte in alcune parti d'Italia che devono staccare le centrali dell'Enel perché farli girare a vuoto perché la rete non sopporta tutta l'energia che entra dentro. Verrà immagazzinata in delle batterie e l'unica maniera per avere batterie sostenibili è quella di utilizzarle, che viaggiano, che si scarichino e si ricaricano di continuo, quindi utilizzarle anche per la mobilità. Niente, spero vi sia stato utile questo video, vi saluto perché ho da lavorare, c'ho da farne mille, volevo fare questo video perché me l'avevate scritto e è già qualche mese che ho avuto questa esperienza e quindi. Lasciate nei commenti le vostre esperienze e poi magari ne riparliamo. Grazie e ciao.